coi titoli, consuete immagini finali per continuità del capitolo 14. Da Borgonato Adro ora sto proseguendo verso Bornato Calino, lungo la bella valletta di Santo Stefano di Calino. Laggiù il castello di Bornato, voluto da Everardo Bornato nel 1275, muraglioni e torrioni alti 25 metri. In paese una parrocchiale, eretta dopo la grande peste del 1630 e consacrata dal cardinal Pietro Ottoboni, il futuro papa Alessandro VIII. Normale entrata in servizio invece nel 1911 di questa stazione di Bornato Calino. 1911, quando furono aperte le tratte da Bornato Rovato Borgo e da Bornato a Paderno Franciacorta per Brescia, tratta che decretò la dismissione del vecchio e tormentato tracciato via Monterotondo anno 1885. Transitato il 204 Brescia Edolo, un bel B2, composizione di due ALN 668 che inquadrano due rimorchiate Breda anno 1960. Il 201 Edolo Brescia, un classico B1, due automotrici con un rimorchio Breda al centro. Il merci minimo 111, ma i due CNE vanno rovato a prelevare lunghe colonne di carri con materiali ferrosi per le industrie della Val Camonica. Bornato ai limiti della saturazione, il treno 6 si è fermato al segnale per lasciare manovrare due treni merci in stazione. Assisto senza fretta da questa collinetta su cui sorge il santuario di Santo Stefano. Alla fine la trappulella col treno 6 ce la fa a partire per Iseo.
distanza di blocco la segue il pesante merci in doppia trazione. Audio rovinato da trattori al lavoro a me qui vicini. Giornalieri questi pesanti merci da e per l'industria del ferro e dell'acciaio nel Bresciano e soprattutto nella Val Camonica. Già nel XIV secolo i maestri bresciani sperimentarono primitivi altiforni nei quali un getto d'aria forte e continuo permetteva di raggiungere le temperature necessarie ad una buona fusione. Storie di uomini, fatica, lavoro e volontà di ferro per secoli. Poi le centrali idroelettriche nella valle e la ferrovia che la risaliva tutta fecero la differenza. Quella gialla pala meccanica strada rotaia in movimento mi ricorda che è in atto il rinnovo dell'armamento sulla tratta solo merci fra Rovato e Bornato. I trattori almeno ora tacciono. Con solo 400 kW di potenza continuativa, è sempre dura per i CME anche in doppia. Sono sulla collinetta di Santo Stefano a Calino con l'omonima chiesetta che conserva affreschi del 1400. Calino dal latino callis, piccola strada, antica storia, fu vicus romano, oggi con Bornato è frazione di Cazzago San Martino. In zona proprio non mancano castelli e ville rinascimentali sorti su preesistenti insediamenti di epoca romana. La storia di questi borghi è però più antica, le origini al VI secolo a.C. con le discese dei Celti, in particolare Cenomani, che, migrati dall'area germanica, giunsero nell'odierna Francia Corta e assorbirono, senza grandi resistenze, le tribù dei Liguri, qui già insediati dal 1000 circa a.C. Villa Maggi del 500. Santo Stefano sullo sfondo. Del 1768 la parrocchiale di San Michele. Villa Bettoni del 1700 sorge sull'area di un antico castello dell'anno 1000. Dimore storiche, colline, arte e vigneti, un centinaio le aziende vitivinicole della Francia Corta, le bollicine e hanno nomi illustri, ci sono bollicine di qualità per tutti i gusti e le tasche, gran terreno di caccia per appassionati ed intenditori.
E in un contesto simile non poteva mancare una preziosa ferrovia che dalla città d'arte di Brescia, dal Tempio Romano alle piazze razionaliste, Brescia pure leonessa d'Italia, la ferrovia percorre la Franciacorta, le torbiere, il tranquillo lago e risale la Val Camonica, passando dalla meraviglia delle preistoriche incisioni rupestri. Scendo in stazione. Sempre ben frequentata. Nelle brume di novembre, isolata tra Pulella col treno 10, Brescia Iseo, nelle 15.56 a Bornato. Il 203 Edolo Brescia.
sul binario da Rovato, tratta aperta al solo traffico merci, arriva il treno 152, ma lasciamo qualcosina anche al prossimo capitolo 16.